mangiare potrebbe essere inconveniente. Io penso di no, però può essere inconveniente. Certo, if they don't eat, if they don't eat fish, for example, the system would be less convenient, less useful. Yeah. Yes. Yeah, I mean, this is where having a good understanding of, you know, what the environment that you find yourself living in, what it affords you the opportunity to produce, what it allows you to do. Ovviamente, sì, cioè, perché dipende, realizzare sistemi come questo dipende sempre dall'ambiente in cui si vive, dalla tipologia, dalle nostre necessità per le quali realizziamo. Yeah, you can sell it, you know, it might not suit everyone, but you can... What was that? She doesn't. Oh, you want to sell? She doesn't. I mean... L'idea di ieri si parlava di ripristinare le paludi, le lagune. L'idea che lui ha proposto potrebbe a me interessare, secondo me. Poi chiedevo un parere perché magari lui in questo ambito ha più esperienza. She's interested in per questo tipo di ripristino, di utilizzo però di tutto ciò che viene da questo laghetto per poi aiutare la terra. She's interested in reestablishing, for example, swamps, things like that. Yeah. But the thing is that she will have to make everything coming from the pond profitable, so it should be everything convenient. Finding a way to make everything convenient, yes, right. Profitable. Yes. As profitable, yeah. I mean, well, the thing is, I mean, you can use these type of systems. I mean, the concern sounds like, you know, it's mostly centered on, you know, the restoration of habitat, for instance. So is that the case? Yes. Come andando appunto a ripristinare anche degli habitat. Yeah, I mean, because obviously being able to restore habitat back to its proper function has other benefits. You know, it doesn't necessarily have to. The benefits don't have to be simply in terms of the production of a particular product. Ripristinare un habitat di quel tipo ha una serie di vantaggi che non sono magari soltanto ripristinare una tipologia di prodotto, ce ne sono tanti di vantaggi che ne potrebbero derivare. Right. It can actually serve as you know, the restoration of the proper functioning of landscape. It can help to stop a disaster, for instance. Per esempio, potrebbe aiutare a fermare un disastro naturale nel senso di ripristino delle condizioni ideali di un certo habitat. You know, so for example, in areas that often experience flooding that comes from, you know, hurricanes or, you know, tropical storms or cyclones, that kind of thing. You know, wetlands, or swamps, or mangroves, those ecosystems that are at, you know, the water's edge, those are very important. Those are very important structures that allow you to deal with those. Per esempio, in zone dove si verificano tantissimo alluvioni, oppure le tempeste, oppure gli uragani, i cicloni, posti come mangrovie, le paludi, hanno una funzione molto importante, anche influenzando, diciamo, a fermare un minimo catastrofi di questo tipo. Right, so, you know, so I'll give you an example. You know, most of you probably heard about, you know, Hurricane Katrina that happened. Avete sentito, sì, tutti quanti parlare dell'uragano Katrina. Right, so, you know, one of the problems with what's been happening in a lot of the Gulf communities is that those types of occurrences are made that much worse. The impact is made that much worse because many of the ecosystems, many of the biomes that would have in the past existed allowed for the effects of those types of storms to be not as destructive. Per esempio, in molte delle comunità
che si affacciavano appunto sul Golfo, l'impatto sarebbe stato sicuramente inferiore se ci fossero stati quegli ecosistemi che c'erano un tempo e che avevano appunto la funzione di mitigare disastri anche oppure problemi come questi. The more that infrastructure is torn down, the less of it is available to be able to perform the job that it was made to do. Ovviamente, più quella infrastruttura viene danneggiata, e meno è in grado di realizzare, di portare a termine il suo compito, il compito per la quale quella stessa infrastruttura è nata. Right, and I think, you know, it's sort of again this thinking that, you know, that natural systems are only to be reduced into what you can extract from it is part of the problem, is that we really don't understand what it provides for us until we no longer have it. Infatti, a volte noi pensiamo che sistemi naturali siano utili soltanto per quella cosa limitata che ci danno. Non riusciamo a capire la loro importanza nel tutto, nell'insieme. Ce ne accorgiamo quando non ce li abbiamo più. Right, so for, you know, I always bring this back to the body. If you talk about this in very personal terms, then you understand it a lot better. Ecco perché ritorna su quella metafora con il corpo, perché magari parlando in questi termini è più semplice capire. So for example, if you have to have an organ removed or replaced, mm-hmm. you don't really realize what that organ does until it's gone. Per esempio, se ci dovessero sostituire o rimuovere un organo, non capiremmo la sua funzione, a che cosa ci serve quell'organo, finché appunto non ce l'hanno tolto, non ce l'abbiamo più. Right, you don't really realize the value of it until you no longer have it to use. Like, that's how well it does its job, is that you don't even notice it. Non capiremo il valore finché non ce l'avremo più e non vedremo più che il compito che svolgeva appunto non è più svolto. And then you realize how hard it is to replicate the job, because now that it's gone, you actually have to do the job. E adesso ovviamente diventa più difficile andare a fare quel compito che prima svolgeva quell'organo. Ce ne rendiamo conto soltanto quando non c'è più quell'organo. And again, these natural systems are the same way. You don't realize the job that it does until it's no longer there. E così la stessa cosa vale per i sistemi naturali, per gli ecosistemi, di quali non capiamo la loro funzione finché poi non ce li abbiamo più. Okay. Let's take a look at a few other possibilities as far as what type of water-based production could be generated. Vediamo altre tipologie di appunto produzione basata sull'acquacoltura, su sistemi ad acqua. Okay. Now again, I just put up another example, another figure of how the aquaponic system functions. Questa è un'altra immagine in cui viene illustrato il funzionamento di un sistema in acquaponi. And this one might be a little bit more clear in explaining the process, the cycle. Adesso cercherò appunto di essere un po' più chiaro nel spiegare tutti i processi che avvengono. And again, the cycle that is being used within aquaponics is a natural cycle that occurs in nature. Il ciclo che viene utilizzato qui ripropone esattamente lo stesso ciclo naturale appunto presente in natura. Right, so basically ammonia, which comes from the fish waste. Quindi l'ammonio, che deriva appunto dai rifiuti dei pesci, right, can be taken up directly by plants. Può essere assorbito direttamente dalle piante, preso direttamente dalle piante. Right. However, most of the ammonia produced by the fish is converted into nitrates. Tuttavia, la maggior parte dell'ammonio prodotto viene trasformato in nitrati. Right, so this conversion is done by what's called nitrifying bacteria.
ad opera, appunto, questa trasformazione avviene ad opera di quelli che sono chiamati batteri nitrificanti. No, sì, ok. Right. This is, it's a two-step process. È un processo che consta in due consta di due passaggi. Right, so the bacteria in this case is nitrosomonas. Quindi abbiamo il primo che viene chiamato nitrosomonasi. Nitrosomonas. Ah, okay. Right, so it takes the ammonia and it converts it to nitrates. Quindi prende I'm sorry, nitrites. Quindi vengono presi viene preso l'ammonia e viene trasformato in nitriti. Right. Then there's another bacteria. Poi c'è un altro batterio converts the nitrites che trasforma i nitriti to nitrates. In nitrati. Okay, so by this conversion process, attraverso questo processo di trasformazione, the fish waste, i rifiuti dei pesci, is now made available to the roots of the plants. Diventano appunto arrivano ad essere a disposizione delle radici delle piante. All right, so it's these microorganisms that do all the work. Sono proprio questi microrganismi a fare tutto il lavoro. It's the same thing on land. It's the same la stessa thing cosa che succede nel terreno. It's the microorganisms that do all the work. Sono tutti questi microrganismi che si occupano di questo lavoro, che fanno questo lavoro. So the problem becomes what happens if they're no longer there? Quindi il problema è che cosa succede quando non ci sono più questi microrganismi? That means this work can't be done. Vuol dire che questo lavoro, questa trasformazione non può essere realizzata. There's nothing else that does it. Non c'è nessun altro che la può svolgere. So if you look at what's happening in landscapes, just to sort of draw a parallel, the problem is no longer having the things available to do this necessary work. Quindi un po' ci rendiamo conto che anche in parallelo con quello che succede in natura sulla terra non ci sono più questi microrganismi in grado di svolgere questo compito. Okay, so just again one last time, ammonia to nitrite. Quindi l'ammonio che viene trasformato in nitrite. Nitrite to nitrate. Il nitrite viene trasformato in nitrato. Nitrate to the plant. E il nitrato arriva alle piante. Repeat. E si ripete. Ripetete. Ok. Yeah, I'm sorry. Ok. All good? Ok. Let's look at some how this can be used in business. Vediamo appunto come fare, come a che cosa in termini di affari, come possono essere utilizzati questi sistemi. Right, what kinds of things can be produced in these types of systems? Che cosa possiamo produrre con questi sistemi? So this was I can't even remember where I found this, but anyway, I thought this was an interesting some interesting data to see what certain types of vegetables that are provided in markets, what are they able to command as far as market price, for instance? Quindi, per esempio, molti di questi prodotti, come potrebbero essere utilizzati e la loro validità, diciamo, il loro valore sul mercato, vediamo. So basically, these are the vegetables. Queste sono le varie verdure. And then this is the value of that vegetable in US dollars per square foot. Quindi questo è il valore in dollari che loro hanno per square foot. Sorry. I'm sorry. Sorry. Yes, okay, so cilantro apparently does very well. Il cilantro, il coriandolo. Right, right, so... square foot. Ah, okay. Yeah.
I don't know, it's about something like about that size. Più o meno di quella dimensione. It's like the, you know, it's like the third, a third of the size of a square meter, I suppose. How much? One third, probably. So if you want square meter, I guess you would multiply that by, well, what's actually, yeah, by nine. Yes. Thank you. Multiply by nine. Yeah. So it's a fraction because, right? Yeah. Multiply by nine. Anyway, so it's a ninth here. Arugula. La rucola. Rocket. La rucola. Rucola. Right, we call it right called rocket. Arugula. Just regular green salad mix. Green salad mix. Insalata verde, sì. Chives. Chives. L'erba cipollina. Chives. Chives erba cipollina. Aneto, yes. Chives? No, dill is aneto. Chives okay. Erba cipollina. Okay, so dill, aneto. Okay. Lettuce. Lattuga. And tomatoes. Cherry tomatoes. Le ciliegine, i pomodori. Right, small and medium. Yes, we call it cherry. Okay, so. Quindi pomodorini, ciliegine. So I mean, it's important to consider these things because, you know, if you do decide to integrate these kinds of systems into whatever it is that you have in mind, it does need to be, economically speaking, viable. It needs to make sense. Ovviamente, se vogliamo realizzare un sistema di questo tipo, a livello, diciamo, economico, deve avere una certa rilevanza, cioè deve essere utile. Yeah, so for instance, you know, you don't want to, you know, the point made before about, all right, great, you're going to go and you're going to set up an aquaponic system and you're going to grow fish and vegetables, but nobody eats tilapia where you live. You know, nobody eats tilapia where you're from. Per esempio, non avrebbe molto senso realizzare un sistema come quelli dove utilizziamo la tilapia e però nessuno mangia pesce, quindi lì. Abbiamo essenzialmente un problema. Right, so given the context, it doesn't make sense. Dato il contesto, un sistema come quello non ha molto senso, cioè. Right, unless you have money to throw away. A meno che non abbiamo tanto denaro da buttare. There are those people. Ci sono persone che lo fanno. There are those people. So, however. Where? No, but. Altre funzioni. Bisogna sempre adeguarlo alle esigenze. Ci sono tanti modi. But I mean, what's interesting is I had someone call me not long ago, you know, to ask about the possibility of setting something like this up in London. Ci sono state persone che gli hanno chiesto la possibilità di realizzare sistemi del genere a Londra, per esempio. Right, so they actually drove from London to my house in Cornwall, which is like a 5-hour drive. Sono andati da Londra a casa sua che si trova 5 ore più o meno di macchina. And we sat down and we talked about, you know, what it would take to put together a system like this, because they're very, you know, they deal with real estate in the city. E hanno si sono messi a discutere su come potessero far funzionare un sistema del genere e diciamo queste persone lavorano nel sistema immobiliare. Right, so you know, for a given amount of floor space, if you're able to set up one of these kinds of systems, and in London there are a lot of people who would eat tilapia. They mm-hmm. do eat tilapia, mm-hmm. you know. This could be a really great opportunity. Scegliendo una porzione di terra, realizzando un sistema come quello a Londra, dove comunque viene, ci sono tantissime persone che consumano, che mangiano la tilapia, può essere molto, i profitti possono essere molto interessanti, sì. Yeah, so for example, you know, people in UK eat fish and chips.
Perché per esempio nel Regno Unito viene mangiato molto, mangiano molto i fish and chips, pesce, patatine. I know I'm in Italy, but you know, don't. Respect. But I mean, there are variations on the fish and chips theme that actually works really well. Like there's this place, I told you about it, you have to go when you go to Australia. Amazing. Ci sono anche delle varianti del fish and chips che sono molto molto buone. Yeah, so tilapia could, you know, possibly be, you know, be used as a substitute. You know, for example, you could produce it in one part of the operation and then sell it at, you know, prepared in another. Per esempio, si possono organizzare nella stessa struttura un luogo dove appunto viene utilizzato per la produzione della tilapia e in un altro invece dove viene utilizzato per la vendita, yeah, so dove si produce e si vende. Right, or you could just sell these things in bulk. Somebody can come and I want tilapia and they pull out a number of fish. And so either way, it's something that can be, as a business, it could be a viable venture. Si può anche, diciamo, vendere in loco quella tipologia di pesce, quindi può avere questi vantaggi a livello economico. But again, it's just being aware of the option. That's really important. L'importante è essere a conoscenza, sapere le opzioni che si hanno. Okay, and this is a list of other types of vegetables, for instance, that could be grown in conjunction with a system of this type. Questa è tutta una serie di verdure e di insalate che possono essere prodotte insieme ad un sistema basato sull'acquacoltura. So, for instance, arugula. Arugula. Swiss chard. Baby red Swiss chard, right? How do you say Swiss chard in, what was Swiss chard in Italian? Because we had this problem the other. The Swiss chard. Don't you eat it in Italy? Yes. You eat it in Italy, right? No. We'll figure it out before the day is done. Frisi? Fris? No. I never understood the name of this. Frisi, l'endivia. It's very bitter. It's very bitter. Yeah. Red. Yeah. Red oak leaf lettuce. La lattuga. Red oak leaf. Tango. Tango. Tutte ste. Tango. Tutte ste. Radicchio. Radicchio. Radicchio, should say. Is it mache? 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 Baby spinach. Lo spinaccio, sì. Ma non green esistono. Romaine lettuce. Romanella. Rossa. Red romaine. Right, so you can see. Right, so you can see an example of some of those types of greens. Now, this is a really, I think this is a really useful chart as well, and I think this is something that you can use in choosing what you grow in your gardens, for instance. Questo ovviamente dipende da quello che abbiamo scelto di coltivare nel nostro orto, per esempio. Okay, so this is a chart that is listing foods in relation to its nutrient density. È una lista questa di alimenti in ordine del loro contenuto di sostanze, di elementi nutritivi. Right, so this is densità a di prodotti nutritivi. Right, so this is a nutrient density index. Quindi è appunto un indice di densità nutritiva. So here, up here you'll find the cioè quanto il contenuto di sostanze nutritive nel in calories? No. Not calories. Meaning nutrient density, like how many minerals and vitamins. Quante vitamine, quanti minerali? Elementi nutritivi. È un indice.
But there are a thousand what? Right. So the most nutrient dense foods are here. Quindi lì ci sono gli alimenti più ricchi di sostanze nutritive. The least nutrient dense are down here. E quelli meno ricchi di sostanze nutritive sono alla fine. Ok, hold on. Because I already see you guys being offended that olive oil is down here. So, yes. How dare they? Olive oil's... How dare they? What are you talking about, olive oil, olive oil? How dare they? Like it's an affront to the nation. È un affronto alla natura. Vicino alle patatine francesi, next to French fries. He said it's next to French fries. Like, are you offended that it's next to the fries or next to the or next to the French? The French. Oh, that's what it is. Okay, fries. French fries. All right, so I think what's interesting here is most. Il cavolo e le chele, il cavolo riccio. She's like boo 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 boo. All right, time out. All right, so at least let's take a look at what the most nutrient dense foods are. Vediamo quelli più ricchi di nutrienti. Vediamo quelli più ricchi di nutrienti. Wait a minute, let me have that. I gotta show this to anybody watching on the camera. Hold on, let me have that. Throw it up. Throw it up. Vieni, dagliela. Just oil. No oil. That's classic. Yeah, so anyway. È una cosa tipica. Yeah, I'm trying to. Yeah, camera. Turn it. Ciclo Murgia. This one here. Here we go. Here's some shameless advertisement, right? And then on the other side. C'è la pubblicità vergognosa. All right. Anyway. Okay, so let's take a look at the crops they have here. Excitable bunch here. Let's take a look at what they have here and what you have here, for example. Vediamo. Right. Quelli che sono lì e le cose che abbiamo noi anche, che produciamo noi. Kale is at the top of the list. Cavolo riccio. Kale. Riccio. Collard greens. Cavolo senza cuore. What do you call it in Italian? Cavolo with no heart. Cavolo. Cabbage with no heart. Oh, cabbage with no heart. Sorry, cabbage with no heart. That's great. Collard greens, okay? Collard greens. Next, bok choy. Cavolo cinese. Bok choy. Il secondo è cavolo senza cuore. Spinach. Spinacio, come? Brussels sprouts. I cavoletti di Bruxelles. Arugula. La rucola. Buono. Cabbage. Cavolo. And I think what's interesting, look at the fall off. Look at how quickly. Vedete la riduzione. Right between say, you know, the Brussels sprouts and arugula, and then once you get down to, you know, broccoli and romaine. Passiamo da 600 a, per esempio, i broccoli, 300, quindi una riduzione, un calo notevole. Yeah, so. Right, and then we have so romaine. I broccoli. Cauliflower. Cavolfiore. Green pepper. Pepe verde. Buono. Artichoke.
E i carciofi. Carrots. Carote. Asparagus. Gli asparagi. Strawberries. Le fragole. Pomegranate juice. Pomegranate. Il succo di melograno. Tomato. Pomodoro. Blueberries. Mirtilli. Iceberg lettuce. Iceberg lettuce. La lettura iceberg. Orange. Arancio. Lentils. Lenticchie. Cantaloupe. Il cantaloupe. Ah, ok. Now I think what's interesting is what you'll find is most of these foods are I think like they're very alkaline foods. Molti di questi sono alcalini. Alkaline. Alcalini. And then most of the foods here would be characterized as acidic. Mentre gli altri sono più acidi. Okay, so this is, for instance, this is similar in that this is a chart of food based on pH. Questa invece è una carta alimentare basata sui livello di pH. Okay, so if you think about what you saw earlier with the nutrient density of foods. Se pensiamo ai dati della densità di nutrienti. Right, this is similar chart, but looking at the pH, right, the relative acidity versus the alkalinity. Questo, right? Diciamo, indica i livelli di acidità e i livelli alcalini. So let's take a look at sort of the extreme ends of the chart. Quindi vediamo la parte, diciamo, più alta, più alcalini. Right, so the very alkaline foods are the spinach, the broccoli, the artichoke. Spinacio, broccoli, carciofi. Right, the Brussels sprouts. Cavoletti di Bruxelles. Cabbage. Cavolo. Cauliflower. Cavolfiore. Carrots, carote. Cucumbers. I cetrioli. Strangely enough, lemons and limes. Yes. È strano, limone e il lime. Quando lo mangi diventa alcalino. Because when you eat it, it becomes alkaline in the stomach. Seaweed. Seaweed. Le alghe, sempre quelle alghe. And then gli asparagi. You could probably throw, you know, the other things that we read earlier, like the kale and the. All of those. Però ci saranno anche quelli, i cavolo che abbiamo visto prima, il cavolo riccio, eccetera. Right, if you look down on this end, se vediamo invece giù nell'indice di acidità, right, artificial sweeteners, i dolcificanti artificiali, fried foods, i cibi fritti, maple syrup. We don't have it here. No, you don't have it here. Lo sciroppo d'acero. It's a relatively low GI. No, nel senso sugar, che è tipico americano. And then a lot of the meats, you know, beef, goat, pork. Dove? There's fruit at the end of the four acidic. Fruit is the last. Oh, the here. Previous one, yeah. Why is that? I guess they've measured the acidity of most fruits. Forse. And it's considered to be more acid than basic. Forse perché molti altre tipologie di frutta sono considerati più acidi che basici. Actually, what you'll find in typically the more acidic foods are the ones that have relatively speaking more sugar. Quelli più acidi generalmente sono quelli che hanno diciamo relativamente più zuccheri, più zuccherosi. So it's, you know, it's I mean, this is just something that I think it's interesting to consider. Comunque è una tabella interessante da tenere a mente. Nella tabella di prima l'olio era alla fine, invece qui lo vediamo. Here we have oil, olive oil, which is up 7 inches. Yeah, right in the middle. Why is that? Right. In the other chart, it was as acidic. Yeah, no, it wasn't acidic.
No, but it was, it said that it didn't have a high nutrient density. Non era acido, ma non aveva un alto contenuto di nutrienti. It didn't necessarily say it was acidic. Now non è la, non vuol dire la stessa cosa. It's a different measure. Sono due misure diverse, sì. But again, due indici diversi. It's just interesting to think about these things, especially when you're thinking about what you want to possibly grow, for instance. È interessante vedere questi dati se vogliamo pensare a che cosa, se dobbiamo scegliere che cosa piantare, che cosa far crescere. Like what type of product is it going to produce? Quale tipo di prodotto è buono, può essere prodotto. Okay. So let's take a look at how some of these aquaculture systems are arranged. Vediamo un po' come sono organizzati alcuni di questi sistemi di acquacoltura. And the variety of species and functions and interactions that you can have in these arrangements. È la varietà delle specie, delle interazioni, dei fattori che interagiscono in sistemi come questi. Right, so I'll read off at least some of the things that have been put into the picture. Vediamo, passerei in rassegna alcune delle cose che sono state inserite in questa immagine. And so think about what the points that were made earlier about trying to create edge. Pensando un po' a quello che abbiamo detto prima, cioè dell'obiettivo di creare un margine. Right, and the creation of edge being a way to facilitate the creation of yield. Che agevola, facilita la creazione, la produzione. Right, the more edge you can create, the more productive yield will result. Più margine riusciamo a realizzare e più sarà la produzione che riusciremo ad avere. Okay, so here sort of reading in order as we go, right, from left to right in the profile. Right, late ripening fruits. Quindi fruit, like dei ripening. Frutti, sì. You have bee attracting plants. Quindi frutti di questi piante che attraggono, allora, scusate, frutti che maturano tardi, piante che attraggono le api. Insectivorous plants. Piante insettivore. Then we have this says South Bank or the Southern Hemisphere planting shelves. Well, I guess piattaforma. Quindi so if it's a Southern Hemisphere, South Bank, quindi so it must be facing. All right, so the sun is shining from here. Quindi il sole dovrebbe splendere da lì. Right. Sun shining from here, so this is facing north. Quindi questo, diciamo, è da a nord. Right, because they've drawn this as if they were in the Southern Hemisphere. È stato disegnato come se si trovassero nell'emisfero meridionale. Quindi right, so ecco perché dice. If the sun is here, se il sole è su, right, and you can see how the shadow is being cast. Vedete l'ombra come right, this la direzione dell'ombra. This is probably going to be under some kind of shade. Quindi può essere che quegli alberi sì, se facciano ombra. Right, so it would, so you would need to have a species that could withstand the shade. Quindi bisognerà piantare, avere delle specie che siano tolleranti, diciamo, all'ombra. Right, so they've created shelves, right, that are actually at the level of the water, you know, just below the water level. Quindi hanno creato, diciamo, una base su cui piantare leggermente ad un livello leggermente inferiore a quello dell'acqua. Right, where they've planted into those shelves. E hanno piantato appunto in quei punti. Okay, here they've also incorporated duck forages. Ci sono anche hanno aggiunto il foraggio per le anatre. And grains. E i cereali. Right, so these could feed some type of waterfowl. Che
può essere utile per nutrire qualunque tipologia, diciamo, di animali acquatici. Right, so they have also water chestnuts. Ci sono le piante di castagno acquatico. Right, so you saw in the figure I put up before that this is a very productive water plant. Che, come abbiamo visto prima, è una pianta molto produttiva. Okay. You also have habitat for eels. Ci sono, cioè è costituito l'habitat per le anguille. Habitat for mussels. Per i muschi. Right, along the bottom here. Yabbies. A yabby is like a crawfish. Kind of like what we call in the States a crawfish. Come? No. But it's fresh water. It's fresh water. No, mussels are... No, le yabbies... Right? But the yabbies are like, it's like a freshwater... No. It's like a freshwater small lobster. You know, it's like... Tipo granchietti, tipo piccole ragose, sì. Crostacei, sì. Yeah. Then we have here examples... No, non lo trovo. We have examples of how... structures can be put on the water to also provide more feed for maybe some kind of, you know, water bird that you want to, you know, encourage. Per esempio, quello è rappresenta un esempio di una struttura che si può inserire per attirare, per fornire cibo per gli animali, per gli uccelli acquatici, per esempio. Or to provide feed for fish. That's being farmed in the water. O per fornire cibo ai pesci che sono nell'acqua. So here they've incorporated a floating fly trap. Quindi hanno aggiunto questa struttura galleggiante, questa. And so this is actually a strategy that's incorporated sometimes to provide feed for chickens, for example. Per esempio, è una struttura che può essere utilizzata anche per offrire cibo ai polli. So basically alle galline. It's like a hanging piece of meat. Per esempio, viene appeso, viene sospeso un pezzo di carne. Right, so the meat obviously is going to attract flies. Che andrà ad attirare le mosche, ovviamente. Right, the flies are going to drop larva. Eggs, dalle mosche cadranno le larve, le uova. Right, so the eggs will develop into larva. Queste uova diventeranno larve. Right, they'll become like, you know, maggots or grubs. Che diventeranno vermi di vario tipo. And then they'll drop. E cadranno. And then the fish will come and eat the larva. E poi cadranno nell'acqua e quindi potranno essere mangiati dai pesci. So that's something that's used sometimes. Actually, in the case of the aquaponic system, nel sistema, questo è un sistema utilizzato spesso nel sistema acquaponico. Something similar is done with, say, the use of vegetable scraps, food scraps. Viene fatto più o meno la stessa cosa utilizzando rifiuti, le parti restanti delle verdure, rifiuti delle verdure. Well, they'll use black fly larvae, black fly. Black soldier fly. Dove vengono utilizzate le larve di black soldier. Black soldier. Actually, I spelled it wrong. Right, black soldier fly. It's not like the common house fly. Che non sono come le mosche che vediamo noi comunemente. It's different. Sono diverse. The black soldier fly is used to basically compost the food scraps. Che generalmente vengono utilizzate per compostare i rifiuti alimentari. Right, so they'll be eating the scraps and laying eggs. Quindi mangiano i rifiuti e producono le uova. The eggs again develop into larvae. Quelle uova diventano larve. Right, the larva will eventually sort of crawl out of the container where the food. The scraps have been put. Queste larve vanno intorno nel container dove è stato messo altro cibo. They drop into a container. Finiscono in un contenitore. And then the larvae are used to feed
chicken or chickens or fish or something of that. Queste larve vengono utilizzate per nutrire galline, polli, anche altre tipologie di pesci. This system stinks. Literally. Letteralmente, nel vero senso della parola. Yes. Or che è un sistema che puzza. Or the larva can sometimes what will happen is the larva are frozen. A volte succede che queste larve siano ghiacciate. And then pulled out when, you know, it's needed to feed. Ah, vengono congelate e vengono utilizzate quando hanno bisogno, sì, di essere utilizzate. But those things, those considerations are, you know, those are critical because if you do decide to integrate these kinds of systems into what you've created, then you have to have feed. Però è importante tenere a mente queste soluzioni perché se abbiamo un sistema del genere dobbiamo pensare anche a questi come nutrire gli animali che abbiamo nel sistema. Just to finish going through this portion of the picture and then we'll take a break. We have low level feeding fish. Quindi poi abbiamo un livello basso di pesci che si nutrono. Then we have ducks that are also on the pond. Poi ci sono le anatre anche sullo stagno. Right, the ducks with their manure provide nutrient input to the pond. E le anatre con il loro letame, con le loro feci, producono concime per sostanze nutritive, scusate, per i pesci stessi. Right, and then here we have nest boxes for those waterfowl, for those waterbirds. Poi ci sono i i nidi per gli uccelli, realizzati per gli uccelli. Right, then we have bamboo. Le canne di bambù. A small island here. Delle piccole isolette, una leguminosa. And then we have a little water rat that burrows right into the island. Which is part of the system. Water rat. Ah, tipo i topi d'acqua. Sì, quelli che stanno per esempio nel fiume. Water rat. Yeah, water rat. It's a type of rat that lives near water. È un tipo di ratto che vive. Ah, le pantane. Actually, no. Actually, on a personal note. No, secondo me sono le pantane. It is a rat, it's a rat. Secondo me sono le pantegane che vivono nell'acqua, tipo ratti grandi. Actually, the water rat is that's my Chinese horoscope sign. Water? Yeah, I'm a water rat. The rat is my animal and water is my element. Che palle. Yeah, so. Anyway, so you can see the different types of things that can be integrated into an aquaculture system. You'll find plants, animals. You have things here that can provide food for other other quindi things vedete in the tutti system. Questi elementi che possono fornire alimenti a tutte le parti che compongono il sistema. Right, provides habitat for a variety of species. Questo sistema offre un habitat per una serie, tutta una varietà di specie. And of course, that habitat is going to attract all kinds of other elements. E ovviamente questo habitat andrà ad attrarre altri animali. Right, and this is what again it's this interaction that creates these yield possibilities. Ed è proprio questa interazione che rende possibile la produzione. You know, and at the end of the day, that is what you're trying to do. You're trying to create situations that produce yield. E alla fine è proprio il nostro obiettivo quello di ricreare quelle situazioni, quelle condizioni che consentono la produzione. Okay, so let's take a break. Facciamo una pausa. Let's not take a long time because it's the last day. We still got, quite a bit. Non facciamo una pausa troppo lunga perché è l'ultimo giorno e dobbiamo continuare. We'll come back and continue. Mi sposto? Aspetta.